un appuntamento che non vi era stato mai in precedenza. Lo abbiamo voluto per ringraziare le persone, gli sponsor, i soggetti che ci sono stati vicini nella stagione del 2010. Stiamo constatando che sono venuti con grande entusiasmo, ce ne sono moltissimi, questo ci fa ben sperare. Vorremmo anche attraverso questo incontro creare un rapporto più stretto e una sinergia che possa andare al di là della pura e semplice sponsorizzazione o il contributo annuale che si chiede, ma cercando di camminare insieme e costruire insieme un progetto comune. Si continuano a fare numeri su quello che è stato il disavanzo di questa stagione e c'è qualcosa di più concreto? Sono ancora numeri da verificare? Sono numeri da verificare. Io quello che però, che peraltro avevo già indicato in una conferenza stampa subito dopo la stagione, si debbano fare anche una serie di bilanci non solo sotto il profilo puramente numerico, che hanno una loro importanza, rilevanza e significativa valenza, però nello stesso tempo credo che anche i media debbano approcciare la questione anche in termini di qualità, e quella della stagione del 2010 in termini di qualità è stata sicuramente una stagione importante. Io non cerco consensi di questo tipo per me personalmente, li cerco per l'istituzione, per lo Sferisterio Opera Festival, al quale tengo molto, e naturalmente tutto quello che noi stiamo facendo tende a coinvolgere sempre di più la gente, quella che ama il teatro e quella che non lo conosce. Speriamo in un pubblico in crescita, un pubblico che cresce e fa crescere l'entusiasmo attorno a quello che si fa. Questo è il tipo di consenso che cerchiamo. Le polemiche, quelle si sa, ci sono state sempre, ci saranno sempre, non è questo il punto. Magari con un pochino meno di acredine.